che non a caso si trova là in cima. È cambiato un po' il suo atteggiamento in queste ultime domeniche, l'ha detto anche lei adesso, ho tentato di non perdere, insomma è un po' cambiata la mentalità di Sonzoni. No, non è cambiata la mentalità, la mia mentalità è quella, cammina di pari passo con l'organico che hai a disposizione, ti manca tutto il centrocampo o comunque due persone importanti, Espinale e Menassi, senza nulla togliere chi ha giocato, Fabiano in settimana. Ho provato e riprovato 3.000 persone in quel settore, era l'unico che potesse dare copertura e filtro anche nel gioco aereo, l'ha fatto, però non ha più il passo del centrocampista. E Jacopino finché è riuscito ha fatto la sua parte, Coti ha fatto anche lui la sua parte, però poi un po' tutti abbiamo voluto strafare e ci siamo accorti che quando ci snaturiamo diventiamo una squadretta come tante altre. A più riprese ha detto che a gennaio cambierete qualcosa, ha già in mente dove deve puntare la società per migliorare? Io ho semplicemente detto che se a gennaio qualcuno volesse andare via o ci accorgessimo che con questo organico può essere difficile arrivare in alto, da allenatore del Monza mi siederò con la società e darò i miei suggerimenti, poi sarà la società a stabilire se intervenire o meno sul mercato, però non dimentichiamo che questa squadra fino a stasera è stata prima per 13 gare, quindi siamo al secondo posto, non dobbiamo fare tragedie o funerali. Grazie. Vincenzo, quanto pesa?